Parliamo, come detto, della sede unica di Agenzia Mobilità a Romagna, sede unica che è stata fissata in quel di Cesena, ma sul tema è intervenuto più volte Massimiliano Pompignoli, consigliere regionale della Lega, a cui diamo il buongiorno. 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 Pompignoli, ieri l'ultimo intervento, insomma, questa sede unica non convince sotto tanti aspetti. No, non convince sia sotto l'aspetto economico, perché se era stata ipotizzata una razionalizzazione dei costi con una sede unica, in realtà abbiamo evidenziato che costa 4 volte in più rispetto a prima. In più, ovviamente, a discapito di un servizio che sarà sicuramente inefficiente. Quindi questo è i due temi fondamentali per i quali noi contrasteremo questa agenzia unica. Ha interrogato in un paio di occasioni la giunta, al momento ha avuto delle risposte sui suoi dubbi. No, non ho avuto risposte. L'unica risposta che ho avuto è da MR in sede di audizione in commissione, quando sono stati sentiti circa 2 settimane fa, i quali mi hanno confermato che c'è un risparmio per quanto riguarda i costi, ma in realtà queste conferme sono state poi smentite dagli atti che abbiamo richiesto, dove effettivamente il costo è 4 volte superiore. Come mai, Pompignoli? Cioè, come infatti, allora, logicamente uno potrebbe pensare, invece di tante sedi, ce n'è una sola, un luogo unico, insomma, quindi anche immaginiamo in teoria con meno costi di gestione, invece che cos'è che non funziona? Non lo riusciamo sinceramente a comprendere, anche perché si era parlato inizialmente di questa razionalizzazione dei costi di questo luogo unico, quando ho visto che fondamentalmente i locali sono del Credito Agricole lì a Cesena, e questo mi fa un po', diciamo, sospettare il fatto che sia stato individuato un locale non pubblico ma privato, per una sede di un'agenzia pubblica, dove aumentano in maniera esorbitante i costi. Ma soprattutto c'è il problema legato alla perdita dei presidi territoriali, cioè in questa agenzia unica verranno tolti, sembra, perché ancora è tutto molto fumoso, verranno tolti i presidi a Ravenna e a Rimini. Quindi di fatto viene meno un servizio e un costo più elevato. Quindi le Ma dice, questo. oltre il danno la beffa, nel senso non solo non ci sarà, cioè ci sarà un costo maggiore, ma anche una minore presidio dei territori. Assolutamente sì. Ma questo vedo che è un po' nell'ottica regionale di centralizzare le cose, lo abbiamo visto come esempio dell'ASLA unica di Romagna, adesso vogliono cercare di sperimentare la Romagna come centro di area vasta, ma in realtà sia l'ASLA, sia l'Agenzia di Mobilità Regionale, sia una serie di altri elementi non funzionano, per cui occorre veramente una retromarcia su quello che si sta facendo. Perché poi c'è anche l'altro tema, quello dei dipendenti che sarebbero chiamati comunque a fare un po' da pendolari. Sì, perché effettivamente quelli di Rimini o quelli di Ravenna dovranno recarsi a Cesena, per poi riuscire dall'agenzia per andare a fare il lavoro per cui vengono pagati, quindi il presidio sul territorio. È ovvio che è uno spostamento di forze, di energie che non si capisce il senso. Mi sembra, Massimiliano, di capire, anche di intuire che un po' in realtà, al di là della questione specifica dell'agenzia mobilità, c'è il tema proprio della centralizzazione che non vi convince, cioè di portare i presidi in alcuni luoghi specifici. È vero, lei faceva cenno all'ASL Romagna, che ormai però mi sembra ormai un dato di fatto che funzioni, cioè che comunque funzioni così, cioè che comunque ci sia stato questo accentramento. Sì, la linea regionale è proprio quella. Io spero che effettivamente il prossimo anno che si andrà alle elezioni cambi effettivamente il colore di questa regione, poi cercheremo di mettere mano a questa disorganizzazione che ha creato dapprima la legge del Rio, l'eliminazione delle province che in realtà non sono state mai eliminate, quindi bisogna riorganizzare territorialmente tutte le varie agenzie che sono sparse per il territorio, in maniera diversa rispetto a come sta facendo adesso Bonaccini. In attesa quindi di capire quello che accadrà, resta però una data che nel suo comunicato di ieri si parlava del 14 dicembre come inaugurazione di questa sede unica, quindi comunque i tempi sono strettissimi. I tempi sono molto stretti, adesso a seguito di questa interrogazione aspetterò ovviamente una risposta da parte dell'assessorato competente. Noi comunque non ci fermeremo, daremo battaglia. È ovvio che ormai hanno incanalato questa
questa programmazione, questa struttura, valuteremo poi di fare azioni in maniera diversa, anche in ragione di soldi pubblici che vengono spesi. Quindi se tutto andava nell'ottica della razionalizzazione dei costi, in realtà così non è, qualcuno dovrà comunque risponderne. Avete avuto modo anche di confrontarvi con i dipendenti che saranno chiamati anche a questo pendolarismo che non era previsto inizialmente? Sì, i dipendenti li ho sentiti, sono ovviamente in grossa difficoltà, però è ovvio che il partito non è un sindacato, quindi non è che tuteliamo a livello sindacale i dipendenti. Certo. C'è questo senso di malessere che ovviamente è abbastanza evidente, no? Il fatto di fare dei trasferimenti comunque lunghi da persone che vengono da Rimini e da Ravenna. È ovvio che così non può funzionare. Vedremo anche la risposta da parte dell'assessorato, come dice lei, credo che sia importante che poi anche l'assessorato possa rispondere in merito sia ai costi che anche a questa decisione di cambiamento. Insomma, mi pare che a livello tematico siano più gli elementi, e poi è chiaro, è un periodo particolare, lo diceva lei, il prossimo anno si va ad elezioni, bisognerà vedere poi che quale colore assumerà, visto che prima abbiamo sentito la sua collega del Movimento 5 Stelle, ma ci state ragionando, Pompignoli, a fare per la regione quello che è stato fatto a livello nazionale, oppure lo vede come un'ipotesi ancora da studiare? È ancora un'ipotesi da studiare. Credo che a livello regionale come a livello comunale, a maggio vanno al voto tantissimi comuni in Romagna, l'idea è quella di confrontarci con la sinistra, con un centrodestra unito. Col Movimento 5 Stelle ci sono adesso degli approcci, cercheremo di capire se può funzionare anche a livello territoriale la coalizione di governo attuale. Anche perché conclude il pensiero. Non credo, perché comunque insomma a livello territoriale i 5 Stelle non hanno molta forza, sono molto una forza di governo nazionale. A livello territoriale, secondo me, il centrodestra è ancora molto più forte rispetto al centrosinistra, e unito, secondo me, riusciremo a portare via molti comuni alla sinistra.